Eccoci finalmente su Kerbal. Finalmente, allora io sono andato avanti, in realtà siamo esattamente come ci siamo lasciati. Ma ho passato ore o una vagonata di ore, giorni interi, eh, a lavorare sul, eh, sul telescopio. E benché sembri identico a prima vista, ho fatto delle modifiche molto minuziose e ho sfruttato ogni metro di Delta V che potevamo usare, ho tolto ogni grammo possibile di peso extra. Il risultato è eh, un terzo stadio di circolazione molto diverso, usa tre motori diversi invece che i tre motori a doppia campana RCS. Sono tre puddle, mi pare si chiamino, e hanno un'iniezione a testa, e li ho separati, ne accendiamo prima due e poi il terzo, quindi avremo due iniezioni su tre motori. Il resto è rimasto identico, ma sono cambiate le quantità, le, le, il peso, le dimensioni, ho proprio un'opera ingegneristica non da poco, vedete che qua abbiamo un po' meno soldi perché ho dovuto tullare alcuni pezzi. Ho cambiato alcune dimensioni, alcune diametri. Il risultato però dovrebbe essere il meglio che possiamo permetterci con questa rampa di lancio. Mancano ovviamente 5 giorni. Perché eh, le modifiche hanno comportato... ...delle... Ehm, ...dei ritardi, ovviamente... Andiamo a modificare anche questo che non era stato salvato e non ho avuto assolutamente tempo di migliorarlo. Dopodiché ci dedichiamo a qualcosa di un po' più interessante. Allora, ah, era a posto, serve lo stadio di circolarizzazione. Era questo, eccolo qua, per ora mettiamo questo qua, dobbiamo un attimo rifarlo. Allora, quanto abbiamo qua? Due, facciamo tre, quattro, sei. Dobbiamo aumentare un po' la dimensione. Perfetto. Beh, eh, ne hanno da lavorare. 136 giorni. scrive un ottimo messaggio e arrivo Ok, allora facciamo un attimo un salvataggio che poi eh, se no devo sempre rifarlo, quel, quel craft lì. Via B, telescopio, 5 giorni, missioni, disponibili, no, attive, eh, disponibili, weather satellite, come l'ho pronunciato, mamma mia, vabbè, satellite atmosferico diciamo in italiano 300 che questo è il nostro obiettivo ma noi aggiungiamo un, uh, un pezzo in più oltre a questo tra l'altro questi mi servono per recuperare il tooling che ho fatto oltre a questo faremo un'inclinazione uh, un di 60 gradi Uh, superiore ai 60 gradi Andiamo a prenderlo Adesso andiamo a 300 Vabbè, telescopio, andiamo a finirlo Voi non vi immaginate quanto quanta fatica ho dovuto fare per completare questo razzo che potesse mandare in orbita il telescopio con questa rampa di lancio. Ok, ci siamo. Eh. Manca solo il rollout. No, cos'è che non gli piace adesso? Ce n'è sempre una, mamma mia. Cosa ho sbagliato? Andava nelle simulazioni. Sarà troppo alto. Vabbè, intanto ve lo mostro. Allora, a prima vista sembra uguale in realtà beh, è cambiato qua il eh, fairing l'ho dovuto abbassare un po' infatti è molto più misurato eh, il separatron qua ce lo mi sono più sottile qui ho cambiato la, la forma del, della tanica la parte nera eh, riveste il motore Quindi il motore è qua dentro e non è un fairing c'è cioè, soltanto questa cioè il fairing è dentro, piccolino quindi ho risparmiato un po' di, di peso il diametro qua è eh, aumentato questo qua abbiamo cambiato qua la forma qua sotto del della montatura e poi abbiamo cambiato un po' di, di pesi eccetera il pezzettino nero qua sotto è la carica esplosiva perché non sono riuscito a usare questo come carica esplosiva non so per quale motivo Ora vediamo qual è il problema. Non ci crede troppo alto. Vedi, era due centimetri più alto di quello che poteva sopportare. siamo riusciti a recuperare un 200 di delta v in più più o meno ovviamente lo finiamo sovrascrivi andata aspettiamo questi undici giorni ora mettiamo sul telescopio e poi si proverà con la nuova rampa che sarà pronta tra 100 giorni. Per cui, il prossimo craft, eh, lo star Craft va benissimo. Che non mi ricordo più che cosa faceva. Vado un attimo a rinfrescarmi la memoria. Vabbè, a parte che qua si è buggato come al solito, ora poi lo sistemeremo. Qua stiamo lanciando su... Ah, no, ok, la strumentazione di base. Molto semplicemente per avere l'orbita geostazionaria. Ok, c'è la, la quota alta in orbita geostazionaria. Sì, sì, Luke, ciao. Oggi finalmente si lancio, Ho passato una nottata che non ti dico a cercare di perfezionare a, al millimetro il razzo, sono riuscito in quel non so come a eh, ridurre abbastanza il peso, a cambiare la distribuzione dei carburanti in modo da guadagnare quei pochi delta V che mancavano, dovremmo essere in grado. Speriamo, ci ho perso veramente le ore dietro sto craft qua. Credo sia il massimo che possiamo chiedere da, da questa rampa di lancio. Abbiamo spremuto veramente ogni metro al secondo. Faccio giusto un ultimo salvataggio e partiamo. Ho dovuto cambiare anche il profilo d'ascesa, abbiamo tutto un piano di volo completamente diverso. Il primo e il secondo stadio serviranno per raggiungere la quota di 300 km che dovrebbe essere più o meno eh, raggiunta sopra il Sud America come geolocalizzazione, il che ci permette di avere la Poasse vicino a un'antenna un e quindi usare il terzo stadio, la prima bruciatura del terzo stadio per circolarizzare. E poi una seconda dall'altra parte del pianeta per eh, perfezionare l'orbita, dato che abbiamo, non abbiamo più il terzo stadio che possiamo accendere quando vogliamo, ma abbiamo soltanto due eh, accensioni. Ed eccolo qua, infatti questa è la parte che è cambiata di più. Ho talmente spremuto ogni metro che ho dovuto togliere persino le rampe di lancio. Per guadagnare peso e poter mettere più carburante, cosa che in teoria non avrei voluto fare. Però è così. Allora, questo è il nuovo profilo d'ascesa 80 0, 80. Con inclinazione a meno 61. E altitudine 300. Vado un attimo a togliere questi qua che non servono. Salvataggio rapido. Eh, mi serve queste schermate. Ora abbiamo cambiato anche le telecamere, non ho idea se si vedano bene. Parte che è troppo buio. Oggi ah, pomeriggio c'è l'iniziazione in orbita marziana della missione, oh, eh speriamo, dovrebbe andare tutto bene però sai non si sa mai Ora no, devo vedere un attimo a che ora è e se non mi chiamano dal nuovo lavoro, però se sono a casa eh, si potrebbe anche seguire magari su Discord anche senza la live, semplicemente una condivisione schermo su Discord si potrebbe anche fare. Allora, cosa ci serve qua? Ci serve ovviamente l'orbita, poi per ora le altitudini le mettiamo di qua. Anzi, l'orbita la mettiamo qua. Ok, così va bene. Mi servono le risorse. Mi spiace per la telecamera, ma è più importante la risorsa. Il vessel view. Eh, anche la knockball mi servirebbe eh sono quattro gli schermi eh, non è che possiamo fare molto altro le telecamere le possiamo mettere qua direi che possiamo provare così lascio comunque questa roba a schermo che mi aiuta un pochino questo non serve e andiamo a ingaggiare l'autopilota RCS attivo e direi che ci siamo siamo pronti per il lancio mi spiace non avere la telecamera qua però eh. vediamo se riusciamo tipo a mettere questa qui la navball qua e le risorse come al solito là. Oppure vessel view qua sopra. E le risorse che non mi ricordo mai dove sono. Qua. Non funziona. Ok, comunque abbiamo anche qua le risorse per cui dovrebbe andare. E proviamo allora a sto punto. Lancio in 5, 4, 3, 2, 1, accensione. Ok, razzo è partito. Dovrebbe schiarirsi salendo perché siamo proprio all'alba. La, la nostra finestra di lancio per avere l'orbita più corretta possibile Dovremmo essere abbastanza anche paralleli alla zona crepuscolare del pianeta Non è quella ovviamente il nostro obiettivo Però se riusciamo a restare al sole più tempo Ben venga Allora iniziamo a inclinarci e direi che siamo giusti Stiamo andando verso sud sud-ovest doveva essere sud-est si sì, sud-est non so perché qua mi da sud-ovest in realtà stiamo andando giusti, stiamo andando a sud-est. Purtroppo la telecamera si vede peggio rispetto all'altra. Non sono stato troppo a, a pensare all'orientamento delle telecamere. Ero talmente impegnato su altri parametri che non l'ho fatto. Comunque si vede la fiamma, dovrebbe vedersi bene al secondo stadio se non altro. Magari spostiamolo un pochino. Tra poco sganciamo! HTP al 10, 3, 2, 1, 0. Sgancio. Ora dovrebbe orientarsi e partire il motore ok separazione avvenuta con successo ormai siamo, abbiamo superato la parte atmosferica che ci dava il drag per cui dovremo andare su tranquilli anzi qua non ci serve più questo parametro dovremmo andare a, a svuotare questo serbatoio quindi questo motore ha due iniezioni ma in realtà ne usiamo una sola a poi a 680 dovremmo arrivare a 300 in realtà arriveremo sui 270-280 poi finirà il carburante probabilmente ok siamo altitudine 80 A 90 andiamo a sganciare il fairing di sommità, quindi questa parte si sgancerà, 95 aspettiamo i 100, così siamo sicuri e abbandoniamo il peso, è successo qualche problema. C'era lo staging fatto male. Abbiamo separato lo stadio per sbaglio. E questo non ci voleva assolutamente. Ci tocca riavviare. Mi si è spostato lo staging. E non me ne ero accorto. Ho fatto talmente tante modifiche a questo razzo che eh, non è facile che mi sia sfuggito. Anche perché, come al solito, non ho fatto una simulazione del volo completo. Ho simulato solo fino a che mi interessava in realtà eh, doveva essere giusto perché l'avevo provata questa parte chissà cosa è successo perché si è spostato e perché il razzo è storto Speriamo si raddrizzi da solo Allora Sì Questo doveva essere qua Ora va bene Vabbè per fortuna è rimasto tutto Abbastanza Integro Andiamo a ripetere. Il resto dovrebbe essere a posto. L'RCS va sotto. Che mi serve per evitare l'ulage. Poiché questo motore ha il problema dell'ulage. resto va bene così peccato peccato stiamo andando bene si è solo spostato eh si era spostato questi questi due quei due stage lì allora qua possiamo anche semplicemente Intanto ci interessa l'HTP e basta e la telecamera per vedere il, la separazione, non posso fare time warp perché sennò rischiamo di sprecare delta V. Siamo a 1.600 Non ho guardato la navball Ok siamo a posto HTP 2010 3,2 Empty e Purtroppo non si vede più lo scarico dal, Dalla telecamera mi piaceva un sacco vedere il contrasto dello scarico. Che in realtà noi possiamo già separare perché la pressione dinamica è praticamente a zero. Sto facendo tutto se. Eccola qua, zero. E siamo a un'altitudine di. 64, e direi a 75 andiamo a sganciarlo, così perdiamo peso ancora prima e guadagniamo qualche metro al secondo. E questa volta è andata bene. Eccolo lì che passa il, il fairing. L'avete visto sia qua che, che qua, ottimo. Questa non serve più Ci mettiamo la navball E ora sta tutto Qua ci mettiamo il best of view magari Sta tutto nelle mani del Dei quattro motori rimanenti Motore principale E i tre motori che ci aiuteranno a circolarizzare e al calcoli che ho fatto per l'antenna abbiamo una posse di 200 al momento dobbiamo arrivare a 3 l'orbita sembra buona 223 sì si sì, va bene corrisponde Inclinazione 59 in aumento dobbiamo superare i 60 e anche questo ci ha fatto perdere un sacco di delta via eh? partire così inclinati superato i 60 dovrebbe arrivare più o meno a 61 che è come gli ho impostato ma in realtà va bene anche così Abbiamo finito il carburante, per cui disingaggiamo l'autopilota. Sganciamo il secondo stadio. Abbiamo perso tutte le telecamere. Per cui andiamo su vessel view. Praticamente potevo mettere una telecamera sul terzo stadio, eh. Mi sembrava di aver messo comunque, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Allora, abbiamo ingrandito un po' il serbatoio in modo che il fairing risultasse a... in linea e messo questi tre motori. Ora, noi subito, perché non abbiamo tanto tempo, eh, tempo a po'asse 3 minuti andiamo a cambiare la poasse a 300. 300, bruciamo alla apoasse, crea il nodo, qua mettiamo in progrado, in realtà serve da mettere sul nodo, Allora, manetta 0, attivo gli RCS, attivo anche i due motori, quindi quando darò manetta partiranno questo e questo. Allora, tempo di bruciatura quanto ho... 2 minuti e 50. Quindi, più o meno a un minuto dovremo andare ad accendere. Non doveva essere qua la poasse. La poasse doveva essere qua giù. È successo qualcosa? Doveva essere più vicino a questa antenna qua. Andiamo a bruciare adesso. Abbiamo 1930 contro 2005. Accensione. La ricessa dovrebbe bloccare la rotazione. Sì, avrei dovuto mettere la telecamera qua, ho proprio sbagliato a piazzarla. Peccato. Chissà perché non l'ho messa qua sopra. Probabilmente ero stordito. Ok, qua ci dava tutti i dati giusti. 1600 abbiamo 1700 quindi ce la facciamo. E poi con il restante dovremo circolarizzare bene. Senza telecamera, eh, forse ha più senso guardare da fuori. Tanto ormai non è che c'è molto da fare, è solo da aspettare la circolarizzazione dell'orbita. Sperando di non perdere il segnale, eh. perché quello potrebbe essere un problema effettivamente. Abbiamo ancora un minutino, tra l'altro anche qua mi dà il tempo di burn. 1.13 13. abbiamo qualche secondo, eh, di accensione in più rimasto su questo pochissimo occhio alla poasse e non farlo salire troppo perché se saliamo oltre i 300 rischiamo di non riuscire a circolarizzare bene mai fatto un lancio così tirato siamo veramente alle strette stiamo iniziando a perdere il segnale spero che ce la faccia in tempo meno 600 questo è il terzo stadio non ci interessa siamo quasi. 306. Per asse 157. Ok. Abbiamo 150 metri al secondo di delta V rimasti. Andiamo a verificare un attimo la situazione. Principia. Andiamo a togliere qua. Allora, all'Apoasse dobbiamo agire qua. Se abbiamo fortuna prendiamo da quest'antenna. Altrimenti al prossimo giro, sicuramente. E dato che il Periasse, aspettate, vado a togliere l'RCS. Che dobbiamo risparmiarlo, ne abbiamo poco. Carica elettrica. Allora c'è ancora un sacco di consumo. Perché qua c'è dentro una bionica che consuma parecchio. Quanto tempo abbiamo di elettronica? 15 minuti. Se io spengo questa, 16 minuti. Questo è un problema. Questo è un grosso problema. Come siamo orientati a pannelli? Ma perché mi dà che... No no ti prego. Lo, lo rifaccio a telecamere spente semmai. Mi ha rimesso i pannelli da un giorno invece che da due anni. Non ci posso credere. Allora, speriamo che prenda il segnale, comunque è, è fatta eh. no non prende il segnale Ma rimesso io quello questo è un bug Sono già ridotti del 36% Non so perché lo faccia, l'ho chiamato già mille volte. È come, ha, è come se non avessimo i pannelli solari praticamente. Eh, niente, devo per forza... Allora... Devo farmi un appunto, mettere tipo un, un post-it sullo schermo di cambiare i pannelli solari a ogni lancio. Ogni volta che modifico qualcosa me li riporta ehm, con la vita di un giorno solo. Cosa veramente fastidiosa, peraltro. Però ci siamo, eh. L'orbita c'era, quindi il lancio è andato bene. Non era una simulazione, per cui... Era solo la svista dei pannelli da risolvere. Mi sembrava che avesse poca, troppo poca energia effettivamente. Eh, però qua era già la rampa. Che palle. Allora 5,11. perdo perdo di nuovo un sacco di tempo assolutamente non ci credo no dai minchia perdiamo un mese così già siamo fermi da un sacco di tempo Porca troia. Eh, niente, riportala indietro. 22 giorni perdiamo. Non ci credo. Allora, mi devo fare un salvataggio prima del rollout alla rampa, per forza. Vabbè questa ce la facciamo con la, la cosa, eh, come al solito. Prendi e risolvi subito. Ora proprio non ho voglia di fare sti voli del cavolo. Chiudi. Che punto è il rollback? 5 giorni. Dobbiamo già essere in orbita a quest'ora. È quasi finito la solid rocket. E non possiamo più fare altro cavolo siamo fermi eh, il 13-11 non possiamo più fare niente questo qua possiamo fare allora abbiamo sbloccato questi booster solidi che per ora però non è che mi dicano molto Castor 1, Castor 1. Baby Sergeant. No, fino qua non ha proprio senso. Questa è quella importante. Andiamo a far partire questa, ma giusto per far partire qualcosa, eh. Questa è la Solid Rocket 1958. La abbiamo il 13.11 e la finiremo più avanti. Precisamente tra poco più di un mese. Tre giorni di rollback. Che scazzo ragazzi, non avete idea? questi 20 giorni proprio mi bruciano tantissimo. Già ci vuole due anni per far raccogliere la scienza a affare. Ma Va porca vac un mese perso abbiamo perso. Un mese. E poi voglio dire che cavolo. Perché non rimangono fissi? Ogni volta lo faccio. Fatemi vedere un po' anche l'elettricità, già che... Potremmo anche pensare di. Già che ormai siamo qua, tempo perso per tempo perso, no? Andiamo a spostare la telecamera, tanto almeno vediamo anche lì. tutto spento ero un po preoccupato per l'elettricità perché ho visto che consuma parecchio per cui si potrebbe anche pensare Di farne una procedurale. Eh però, no perché mi aumenta l'altezza del raggio. Dobbiamo fare tutto nell'immediato. sono tutte e due a 1000. Sì. Allora, produzione 1 e 6. Beh, per vedere quello basterebbe staccare qua. E la vediamo giusta giusta eh si sì, è l'avionica qua che costa veramente tanto questa avionica qua è la starting possiamo un attimo ridurla eh. Questo vuol dire riprogettare di nuovo consuma troppo avionica infatti non è assolutamente necessaria un'avionica del genere e 8 deve, deve reggere Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa Chiudi Qua metti al minimo eh, Poi mi serve In deep space E mi serve il più sottile possibile. Beh, così no perché è troppo. Troppo sottile, decisamente. Allora vai al massimo, vediamo quanto può fare. allora diametro allora qua diventa tre e uno Non si attacca Porca vacca Non riusciamo a lanciare neanche oggi Non ci credo Ci ho perso la vita dietro Non si aggancia Mettila di lato non importa Tanto è solo per verificare il peso Allora possiamo ridurre un pochino 3,7 2,4 è troppo 52 proviamo un po' di più, 57 160. Così va bene. Allora, quanto consuma questa? 261 molto di più consumano e consuma molto di più quindi questa la andiamo a agganciare qua sotto questo qua questo, sperando che si riagganci bene lì. Dovrei anche aver ridotto un po' il peso, se non erro. Ora, spiegami perché qua chiede 248 giorni per questo pezzo. Cioè, questo dovete spiegarmelo, eh. Come cavolo è possibile che questo pezzo incida così tanto? Allora. Avionics Deep Space. Ah, allora, questo è a diametro da 1500. Ma perché abbiamo tutti il diametro da un metro? Metro per 160: De Devo tullarla per forza. Non possiamo concederci tutto questo tempo. Dobbiamo comprare i tool, cosa che a me scazza parecchio. Ma dobbiamo farlo. Tanto vediamo se come dimensione va bene. Eh. Eh, perché ora non va bene come dimensione. Dobbiamo clipparlo un pochettino. manca proprio 10 centimetri eh. nulla di che lippiamo un po dentro questo 32 e 9 però dobbiamo rimodificare anche questo adesso per forza allora, no, mi serve l'altezza. Allora, fai così. Tira su questo. Ok. Poi... No scon dobbiamo aumentare un po'... Non mi piace niente. È quasi piatto, non mi piace. un po' d'altezza. Eh, forse così taglia un po' meglio l'aria. L'unica cosa che, mi, che possiamo fare Ormai siamo proprio alle strette Io ho un lancio così difficile Cosa mi è venuto in mente di lanciare sto coso adesso? Uh, I pannelli Li avrà cambiati di nuovo No? Mille Ok Sei giorni però almeno la possiamo spegnere, se no perdiamo l'elettricità. Ah. Guardate la massa. È diminuita la massa. Quindi abbiamo guadagnato qualcosina. Qualcosina che noi potremo sfruttare. per dare un po' più di... di spinta La cosa migliore sarebbe aumentarla qua. Però mi aumenta anche la dimensione del serbatoio. Quindi la cosa più semplice in realtà è qua. Quindi aggiungiamo 10 unità? No, molto di più. Portiamola a 20.000. Cos'è successo? <ride> È sparito tutto? 21.000. Troppo. 20.500, troppo, 20.200, 199. Perfetto, 60 tonnellate secche, 33 su 33, siamo stati precisissimi. Abbiamo aggiunto un po' di carburante, che è la cosa più veloce da fare. Speriamo che stavolta vada. Prima di pranzo vorrei averlo messo in orbita e che funzioni. Così poi possiamo finire la rampa nuova e fare qualche lancio un po' più interessante. 60 tonnellate ci stanno proprio strette. Con la prossima rampa volevo provare a ricostruire anche il vettore A7 russo. Dagli precedenza, aspettiamo sti 6 giorni. Eh, che, che dobbiamo fare? Qui ormai stiamo sprecando. Eh. Siamo arrivati al punto che temevo, in cui abbiamo una battuta d'arresto, non da poco. Io creo un nuovo salvataggio adesso perché mi sono rotto le scatole di perdere i giorni con il rollout salva partita facciamo un prelancio che sarà quello prima di andare a lanciare e questa volta dovrebbe andare tutto bene Possiamo anche spegnere l'avionica, così non sprechiamo in elettricità, possiamo fare tutte le orbite che vogliamo. Dobbiamo aspettare il mattino. L'altra cosa che potevo evitare era di salvare quando avevo fatto il rollout. Ho il vizio di salvare appena sulla rampa, ma è sbagliato. Si fa il salvataggio rapido dentro. E sono talmente abituato ai crash che avevamo prima, e quindi a salvare ogni secondo, che mi sbaglio. Ma ora non ci abbiamo più quel problema. Devo riabituarmi a salvare una volta col salvataggio rapido e basta. Eccoci Allora, io controllo solo una cosa qua Poi lo faccio andare esterno Pertanto abbiamo visto che funziona La nuova telecamera Ecco, qua c'è il secondo stadio È carina È decisamente meglio da qua Ma in realtà possiamo anche Reimpostare e partire comunque da qua, eh Aspetta che mi ha incasinato di nuovo gli stadi. Perché mi ha incasinato di nuovo gli stadi? Allora, accensione. Separazione, e eh, va bene. Qua non deve essere così, ma deve essere questi qua. Ok, poi c'è quella separazione che spero sia quella giusta. Gli RCS, ok, meno male che me ne sono accorto. Allora, orbita. Grafici, altitudine e le risorse. Ok, in teoria dovrebbe quando attiviamo attivarsi quella dello stadio, per cui va bene così. Qualche altro ci manca? È giusto per metterci qualcosa eh. Allora, ascend guide. Perché manca la Vionica? Ma porca Troia. Ragazzi. Io vi chiedo scusa ragazzi, vi chiedo assolutamente scusa. Era pronto il razzo. Eh, due giorni che faccio sto lavoro. Ora perché non va la Vionica? Sono partito con l'avionica spenta? Io vi chiedo scusa, davvero, non sono, sono... ...veramente affranto. Ma perché non mi va neanche di fare il lancio da solo e poi rifarvelo vedere? Perché mi sembra troppo finto se facessi il lancio io, aspetto che sia tutto pronto. Quindi un conto è costruisco il razzo, lo preparo e dovrebbe andare. Un altro è fare tutto il gioco da solo e poi postare solo le parti carine. Mi sembrerebbe di, di prendervi in giro. Però non posso neanche passare ore e ore in live senza risolvere un cavolo. Non so, se avete dei consigli... Anche sul format, su qualsiasi cosa. Sono veramente dispiaciuto di sta situazione. Ora, perché non va l'avionica? Che l'abbiamo calcolata giusta. Allora, verifichiamo cos'è che non quadra. Allora, stadio finale. Sufficiente. No, mettemeli tutte e due i gusci, però. Qua mi avrà di nuovo... Eh infatti mi ha di nuovo portato a uno i cosi. Non è che mi ha cambiato il peso, vero? No, il peso è rimasto uguale. No, perché a sto punto, cioè, le provo tutte. Ma perché? Ma scusate, cosa hai cambiato? L'avevamo fatto giusto? Che cosa? Ho aggiunto qualcosa. Non, non mi sembra. Mi, mi so, Sono scemo io. Forse ho cambiato la forma dello, dello scudo. Vai su 161. Che sia quello. Ah, ho cancellato l'avionica di questo di razzo. Per qualche motivo. Come mai l'ho cancellata? Sono 60 tonnellate. Non me ne sono accorto. allora ce n'era uno che dava 60 tonnellate se non erro. Allora starting una di queste era questa da 45 20 Ah, 65 tonnellate 130 Non ci interessa Tocca farne un'altra Cazzarola Mi tocca farne un'altra Uh, disabilità qua altri altro tempo perso eh. altro tempo perso allora configurazione uh, direi uh, no basic chiudi uh, diametro Mettilo in linea. Eh, qua ce n'è da alzare. Eh. Troppo grande. Diventa troppo grande, no, non va bene. Questa va bene per pezzi piccoli, così grandi no. A meno che non la faccio in due pezzi questa è 20... Ah quanto pesa questo? 0,2 0,6 0,20? No non mi conviene Mi conviene metterci questo anello e tanti saluti Tanto è in linea. È perfettamente in linea, per cui. Solo che sarà cambiato di nuovo, eh, infatti. Ora, prima andava il 33, ora non va più Dobbiamo ridurre di nuovo il peso qua 199, proviamo con un 100 preciso 7080 Ok, 85 Troppo, 82 81 Stavolta dovrebbe andare bene tutto Tooling Non c'è niente da tullare. Ricontrolliamo i pannellini che sono cambiati. No, ok. Altri 25 giorni. Non ce la faremo mai. Un altro mese terzo. Cioè, ormai i russi ci stanno raggiungendo. Eh? Non ce la facciamo più. Non reggiamo più il confronto. Ho chiesto troppo da, quest da questo lancio. Non era il momento di mettere un satellite. In un, eh... di mettere questa attrezzatura in orbita. Non era proprio il momento. Tutto questo tempo potevamo finire lo Starclass. Ho proprio sbagliato. Eh sì, senza Time Warp eh, avremo la, la vita vera. Quindi nel 57, dopo due anni riusciamo a mettere il primo. In realtà non ci abbiamo messo tanto perché è due anni che noi stiamo lavorando a questo programma, in due anni essere riusciti già ad arrivare a un'orbita così particolare con tutta questa strumentazione, e traguardare un'altezza di geostazionaria. E eh, non è proprio malaccio Sono... è per i tempi di gioco che mi scazza. No Stavo sbagliando. Eh. Prelancio abbiamo detto. Perché per i tempi di gioco potevamo fare di meglio. Potevamo fare molto meglio a quest'ora. Nel gioco, eh. Poi nella realtà è normale che ci sono questi intoppi, voli falliti, tutte queste modifiche sono test falliti del razzo alla fine. E abbiamo appena finito il solid engine praticamente. Cos'è il 19, 12? Questo significa che ora il nostro reparto è bloccato perché non abbiamo prodotto scienza, non abbiamo più lanciato niente. Ed è per quello che mi scazza, perché volevo tenerlo in funzione. Allora, questi li prendiamo da qua. E purtroppo non possiamo fare nulla. Siamo completamente fermi. 0.7 di scienza. Mandiamo in vacanza a tempo indeterminato i nostri scienziati che si ritrovano... Sulla scrivania una lettera di dimissioni volontarie da firmare. E chissà quando riusciremo ad avere la scienza che ci serve. Ecco, servono ancora 11 giorni. Tra l'altro la rampa è quasi finita, cioè in tutto questo siamo arrivati all'80% della rampa, eh. Che ora è? Quindi siamo in Italia. <ride> sì, esatto. Però gli diamo la promessa che li riassumeremo quando avremo modo di. Esattamente come succede in Italia. Mi sta andando bene. Sto cambiando lavoro, ma mi stanno trattando bene. Quindi in realtà da quel lato lì mi sta andando molto bene. Eh no, dobbiamo aspettare. Aspettiamo il tramonto per lanciare come finestra di lancio anzi forse fin meglio sul tramonto rispetto all'alba ok questa finestra di lancio ci piace. Tra l'altro, cos'è che ho in orbita? Ho una sonda in orbita. Deve essere qualche debrief, qualche che mi è rimasto. Qualche detrito. Ora io spero che vada tutto bene, che non ci siano i pannelli di nuovo distrutti e tutte queste cose qua. Speriamo perché non sopporto più questo lancio. 31-12. Capodanno ci festeggiamo. <ride> Siamo al 31-12. Manco a farlo apposta. Iniziamo il nuovo anno con uh, un lancio ben fatto. Sarebbe un, un bel modo di festeggiare. Tra l'altro, essendo su UTC come orario, noi siamo al tramonto, ma siamo in America. Questo vuol dire 6 ore avanti, cioè 6 ore indietro rispetto a, a Greenwich. Quindi è capace che lanciamo proprio a mezzanotte. A questo punto, io mi rivolgo anche alla provvidenza. Cioè, ce la faremo? Non ce la faremo? Gli stadi sono di nuovo tutti sbabbiati. Questo qua. RCS. Non so perché continuano a cambiarmeli. E spero che questo sia giusto speriamo allora ingaggia profilo d'ascesa va bene andava bene prima per cui Sapete che ce la faccio da fuori, non ho più voglia. Faccio un salvataggio rapido e partiamo subito. Non ho più voglia di impostarmi la stanza. Ce lo guardiamo da esterno, che è bello lo stesso, dai. Con la luce rossa del tramonto. Rabbè, salendo ovviamente diventerà più, più chiara Devo mettermi l'htp qua Perché non ho più Non ho lo schermo come nella stanza Ho paura che faccia troppa drag qua in punta E che perdiamo troppo, troppa spinta In questa fase L'allineamento è buono. Puoi vedere che questa è invertita perché è rivolta verso l'alto, mentre io sono abituato a vedere la bussola verso terra. Potrebbe essere 2010 10 htpa 2 1, 0, sgancio. Aspetto che l'atmosfera scenda di densità prima di sganciare. Metto più o meno 75. Infatti, il coefficiente di drag, cioè la densità atmosferica, sta diminuendo molto. Avevo sganciato qua prima. Cerchiamo di scendere sotto i 10, va? Fin qui tutto a posto. Attivo l'RCS, così manca solo lo stadio. Molto bello il razzo comunque esteticamente.

devo metterla di qua la telecamera, spostarla qua così vedevo anche lo sfiato 250 attenzione potrebbe arrivare a 230 questa volta eh? cioè a 300 no non ce la fa ma quasi quindi andiamo a attivare gli RCS Appena siamo progrado, sganciamo. Dobbiamo sbrigarci perché perderemo connessione. Ora, non so se qua siamo collegati o no. Allora... Hmm. Saremo collegati a questa da qua. Speriamo di sì. Eh, sganciamo qua. 296. Allora, cambia poasse. Disingaggia qua. 300. Alla prossima apoasse crea il nodo, agganciati al nodo. Purtroppo spreca stiamo sprecando un sacco di nitrogeno, questo è un problema. Allora, però abbiamo 1006 contro 2005, mi ha risparmiato un sacco di delta via eh? a costo del nitrogeno, spero che basti. Ma ora andiamo ad accendere anche i motori e gli diamo esegui la, la manovra. Dai, dovresti accendere i motori. Accendi. Perché non accende? Ok, va acceso. Ok, vado a diminuire un po' la potenza, eh. Non voglio consumare troppo di questo carburante. Stavolta dovremo farcela. Abbiamo la connessione con la base ancora. Spero regga, ma dovrebbe farcela. Dai che questa è la volta buona No, mi ha rimesso Non ci credo Sì, ma non è possibile Dai, mi ha rimesso a uno i pannelli Finiamo il piano di volo Non mi interessa più Mettiamole in orbita, giusto? Io poi mi copio l'orbita. Ne creo uno nuovo e lo metto in orbita tramite console di debug. Perché, cioè, l'avete visto anche nella live, è segnato. Li ho controllati fino all'ultimo che fossero a mille giorni. Qua mi dà già che è rotto al 39%. Come cazzo è possibile? Ora vediamo di capire cosa sta succedendo, però non... Mettiamolo in orbita, facciamo quello che dobbiamo non, non ho più voglia Scusate ma Ora finché sbaglio io è un conto Ma qua 200 volte Gli ho impostato i 1000 giorni di autonomia La carica elettrica va bene è ottima. Potremmo aver acceso forse troppo tardi. Eh. No, no, ce la facciamo. Perfetto. Eh, chiudi la cosa. Ok. Ora dobbiamo alla poasse circolarizzare. Circolarizzare alla poasse crea il nodo 5.8 metri al secondo. Abbiamo 1000 passi. Cioè siamo andati talmente oltre da avere altri 900 di delta V, talmente siamo stati attenti a questa cosa. Io ora qua vado a spegnere qua la vionica. spengo anche questa qua sopra così che i pannelli e purtroppo qua non me lo fa vedere quanto Quanto dobbiamo messi finché produco un'energia andrebbe bene ma qua eh, non mi quadra questo parametro dovrebbe essere a 0% eh, quello è quello il casino allora ci fermiamo fino alla poasse, che è qua. E abbiamo l'antenna, quindi dovrebbe andare bene. Tra l'altro siamo quasi perfetti con il ciclo giorno notte. Eh? Quasi, inclinazione 60.4 va benissimo, deve essere superiore a 60. Forse abbiamo già completato un contratto. No, ancora no, ma ci siamo quasi. Allora, tolgo l'RCS. E andiamo a ibernarci fino alla poasse. Sì, Luke, guarda, sono veramente devastato da questo problema. Anche perché, cioè, correggo una cosa. Viene fuori ovviamente un altro problema e ci sta. Perché alla fine l'ho fatto realistico apposta. Però non posso correggere un problema e mi si ripresenta il problema che avevo risolto eh, tre lanci prima. Cioè, non, non va bene. Se io gli imposto mille, deve rimanere 1000. Non può cambiare da solo. Quindi ora noi ci facciamo la nostra orbita, mi segno l'orbita che abbiamo ottenuto, carico il salvataggio, fuori, fuori live, e la rimetto in orbita esattamente com'è così con la console di debug. A meno che il pannello non generi corrente lo stesso, che non sia buggata la schermata al parametro. Ah, siamo quasi alla poasse appena prendiamo la connessione da questa antenna qua andiamo a fare la manovra eccola qua allora riattiviamo il tutto attiva questa attiva questa rimetti l'RCS Aumentiamo un pochino, perché sennò non ce la può fare. Ora, ovviamente, questi motori non, non hanno più l'iniezione. Dovremmo usare questo qua per centrale, per fare l'ultima manovra. Dopodiché abbandoniamo l'intero razzo. Cioè, abbandoniamo il serbatoio. spinta al 100 così diamo una rallentata di quelle ma è un po più veloce dai che non abbiamo tanto tempo è rimasta a 39 eh? quindi potrebbe essere un bug Spe speriamo speriamo sia un bug della schermata Una volta fatta questa manovra ci orientiamo bene, lo mettiamo esposti al sole e vediamo di, di portarlo quasi al 100 l'esposizione e vedere come si comporta. Forse mi sono arrabbiato per niente ed è un bug. Spe speriamo. Ok, torna con un limitatore basso e esegui il nodo ok è partito il motore centrale qua possiamo andare a chiudere ma che cacchio ha fatto Ma non ha circolarizzato niente! Cosa è successo secondo voi? Cos'è circolarizzato che il periasse ha 200? Ma, eh, la circolazione della MagJab Non funziona Chiaramente uh, Mettiti progrado per favore Sì ma è impossibile Non ce la facciamo mi si arriva al motore, ma non è assolutamente così. Non è vero, no, non funziona la circolarizzazione. Allora cambia per i asse. Nuovo per i asse 300. Non credo che con, con il nitrogeno riusciamo a mettere a posto questa situazione. No, è finito. Comunque abbiamo rispettato i parametri, eh, se non faceva quella cagata lì la MacJab, quindi io per me la considero buona. Allora, dov'è dov qua? 0.008, dovrebbe partire la strumentazione in teoria, sì infatti è partita. Avrei voluto fare tutto sopra i 300 e orientarlo bene, ma eh, non possiamo orientarlo perché abbiamo finito il carburante. Però siamo esposti comunque abbastanza bene. Eh. Quindi ora io vado a spegnere qua. Ormai non abbiamo più modo di fare nulla. Questo non serve più. L'elettricità è in positivo, quindi generiamo più di quello che consumiamo. I pannelli sembrano... Sembra che questo 39 sia, sia un bug. Ah no, aspettate, forse ho capito. Forse ho capito come ragiona la mod. Noi abbiamo messo mille giorni, per cui si consumeranno molto più lentamente, ma partono già con una percentuale di rendimento minore. Dato che non c'è questa percentuale qua, hanno, come hanno fatto a, a trasporla in gioco, hanno fatto partire i pannelli con già un danno pari a 39% in questo caso. Per arrivare a 40% ci metterà molto di più rispetto a partire da zero, almeno così si spiega. Beh, avrei voluto avere un'orbita molto più eh, regolare, quindi un 300 300, sia di apoasse che di periasse, ma il MacJab non ha funzionato. Per fortuna ci abbiamo messo una pezza. Qua sta andando, abbiamo due anni da aspettare. Io vado ad aggiungere... Il telescopio recupero pellicole, quindi questo farà foto per due anni, dopodiché noi in due anni dobbiamo essere in grado di arrivare su con un astronauta, fare un rendezvous, ed è per questo che volevo un'orbita 300-300, per renderlo molto più facile, e recuperare la pellicola per portarla poi a terra. Non sarà facile. Mi ha aggiunto l'allarme? Direi di sì. In teoria. Ok, sono stanco morto ragazzi. Sono veramente devastato da questo lancio. Peccato per la circolarizzazione, no non credevo avesse problemi e eh, ricordiamocelo, non usiamo la circolarizzazione, useremo solo il cambio Apoasse per i asse che funzionano decisamente meglio. Probabilmente la circolarizzazione con Principia gli fa casino a MacJab. Quanto abbiamo di, di periodo orbitale? ho perso le orbite info eccole allora periodo orbitale mi serve un'ora e mezza quindi assolutamente non è eliosincrona. ovviamente però va bene così dai io vi saluto, vado a mangiare qualcosina. E ci vediamo alla prossima. Con non so che cosa, non so cosa lanceremo, cosa faremo. Probabilmente aspetteremo la, il nuovo launchpad, che ci serve assolutamente. E va bene così. Grazie Luke per la compagnia. Anzi, ah, vediamo se c'è qualcuno. In onda in questo momento, così ti lascio in compagnia. Ma no, direi che sono tutti a pranzo, gi giustamente. Beh, buona, buon appetito, Luke. Grazie della compagnia e alla prossima.